Siamo allo stand della Hero, una casa indiana che debutta sul mercato europeo, un'importante casa indiana visto i volumi di vendita degli scorsi anni, che debutta sul mercato europeo nel 2015. Una scelta che probabilmente viene da lontano e quindi la domanda che vogliamo fare è: quali sono gli obiettivi che si prefigge la casa e con quali modelli e con quali strategie intende ottenerli? Well, Hero has been selling its products in India for the last 30 years. Dopo una prima fase, diciamo, in cui Hero Motocorp ha prodotto e distribuito la sua gamma soprattutto in India, negli ultimi 18 mesi, diciamo, che è partita questo progetto di espansione che ha riguardato in primis le Americhe, sia l'America del Sud che l'America Centrale, e che adesso interesserà anche il mercato europeo, con obiettivi ovviamente molto ambiziosi e con un ingresso molto importante. Now Hero is planning to bring its products into Europe and also into America. Ecco, appunto, relativamente a questi obiettivi ambiziosi, si era parlato di un vostro interesse nell'acquisizione di Ducati prima che poi venisse acquisita dal gruppo Volkswagen Audi. Successivamente, lo scorso anno, c'è stata l'acquisto del 49% di Buell Racing e una partnership con Magneti Marelli. Per questo debutto in Europa state lavorando anche a qualche altro accordo con case europee o comunque con qualche partner europeo? Well, the rumor of Ducati was a rumor. There was never any discussion with him. Allora, anzitutto, diciamo che quella in merito a Ducati era una voce che non possiamo confermare. Diciamo che sicuramente l'ingresso di Hero Motocorp nel mercato europeo è un ingresso non solo innanzitutto a livello distributivo, ma poi anche a livello strategico, perché Hero è assolutamente curiosa e interessata a tutto ciò che, diciamo, può essere merger acquisition e a tutto ciò che può essere interessante da acquistare. Per quanto riguarda, diciamo, l'ingresso nel mercato europeo, Hero Motocorp entrerà con un'importante novità, perché si tratta di un modello ibrido e che è, il cui nome è Leap, e che è qui esposto ad ECMA durante questi giorni. It's hybrid scooter which is called Leap. Infatti, l'ultima domanda che volevo fare era proprio in questa direzione. In passato Hero Corporation ha già fatto scalpore con dei prototipi, ricordiamo uno scooter alimentato a gasolio e con trazione integrale, ricordiamo l'attività dal punto di vista dei veicoli ibridi, quindi verso nuove fonti di mobilità, quindi verso anche la motorizzazione elettrica, e quindi la conferma che debutterete fin dall'inizio con un prodotto di questo tipo, quindi ibrido vuol dire elettrico e con motore a scoppio. C'è poi qualche altra evoluzione già in fase di studio e che potrebbe essere lanciata a breve? Well, as I said, we would make our entry with the hybrid scooter, also to make a statement about Hero's Sì, diciamo che il modello di lancio per il mercato europeo sarà ovviamente lo scooter ibrido, però Hero Motocorp è un'azienda che è sempre stata ed è continua ad essere molto interessata a quelli che sono i nuovi modelli di mobilità sostenibile. Quindi ci sono dei prototipi che si stanno sviluppando, dei prototipi di moto completamente elettrica, qualcuno è esposto anche qui ad ECMA, però diciamo che la gamma d'ingresso è fatta da una parte dello scooter ibrido e poi pian piano con l'inserimento dei vari modelli di motociclette che vedete qui esposti. To also get market share, to get numbers and volumes, we would bring our scooters to the European market, followed by some motorcycle range. We have the 250cc motorcycle, sports motorcycle under development right now. So we would have a combination of alternate technology, alternate fuels, as well as the regular IC engines.